Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Io sono Fox, ragazzi, e oggi parliamo di energie alternative. Se non lo sai, sotto trovi il link al mio canale Telegram. Iscriviti, mi raccomando, tutti i giorni grandi, grandi offerte, sconti ed errori di prezzo anche su pannelli solari, generatori eolici, batterie, inverter, tutto ciò che ti può servire per il tuo impianto di accumulo e per il tuo impianto ad energia alternativa ad ottimi prezzi. Allora, ragazzi, come detto dall'intro, oggi vedremo due tecnologie a confronto. Ok, perciò abbiamo fotovoltaico, almeno ragazzi, per il mio punto di vista, eolico. Pro e contro secondo me, ok? Secondo il mio punto di vista, pro e contro. Allora, il fotovoltaico quando conviene? Conviene quando hai tanto spazio a disposizione. Ragazzi, quello dello spazio sì, è vero, è un fattore molto importante, però ragazzi, tutto sta sempre in base a cosa volete fare, cioè quanto energia volete autoprodurvi. Perché se a voi vi bastano un pannello, due pannelli, 300 watt, 400 watt, allora va bene. Non c'è neanche da fare tutta questa gran discussione o tutto questo gran schemino. Ecco, se invece vogliamo parlare di un buon impianto che ti permetta di risparmiare almeno l'80% o addirittura staccarsi completamente dall'ente fornitore energetico, ragazzi, quello è un altro paio di maniche. Perché? Semplice, perché più deve essere potente, prestazionale, grande l'impianto, più nel caso dei pannelli solari fotovoltaici serve spazio. I pannelli di oggi, ragazzi, sono molto più potenti di quelli di una volta. Una volta erano 200, 250, 270, ma già parliamo di pannelli che ai tempi erano il top. Ragazzi, oggi ci sono pannelli che arrivano anche a oltre 530 watt. Però parliamo di pannelli alti anche 1,90, parliamo di pannelli larghi 1,5 m, cioè ecco, cambiano le potenze, cambiano le tecnologie, aumentano le dimensioni. È vero anche che avendo più potenza ogni singolo pannello te ne serviranno di meno, ovviamente. Per esempio, da pannelli da 500 watt, già con 10 hai fatto 5 kW di impianto, con 5 hai fatto un 2 kW e mezzo. Hai visto? Però ovviamente costano sempre di più. Ah, attenzione, se stai cercando pannelli solari fotovoltaici di ultima tecnologia, perché sono ragazzi oggi gli ultimi arrivati nel mondo dei pannelli solari fotovoltaici, sappi che io sono un consulente energetico, posso aiutarti a reperire, trovare ottimi pannelli fotovoltaici a ottimissimi prezzi, ragazzi. Lasciate stare eBay, lasciate stare Amazon, dal produttore, ok, al consumatore. L'unico intermediario sarò io, e se vuoi una consulenza mirata ti aiuterò a scegliere il migliore al miglior prezzo. Sotto in descrizione la mail, contattami se ti interessa. Forniture di 30, 60, 90 pezzi in base poi al tuo uso specifico. Se siete 2, 3, 4 amici, ordine cumulativo e andate ad ordinarvi i pannelli fotovoltaici a bancali. Perché ragazzi, sì, vengono forniti a bancali, cioè un bancale formato da 30, 32 in base al modello pannelli solari fotovoltaici. Perciò è normale che se tu vuoi fare un piccolo impianto fotovoltaico, forse
Dici che me ne faccio io di 30 pannelli? E allora è semplice, entrano in gioco gli ordini cumulativi. Tu, tuo fratello, tuo zio, tuo cugino, siete interessati tutti a farvi un impianto fotovoltaico? Volete tutti risparmiare sulla bolletta energetica? Beh, ordine cumulativo. 1, 2, 3, 4 pallet di pannelli solari fotovoltaici. In una decina di giorni, ragazzi, vi arriveranno comodamente a casa vostra. Andiamo a vedere comunque qual è, a mio avviso, la fonte migliore. Come abbiamo detto, il fotovoltaico, se uno vuole un impianto, per esempio, da 3 kW, è normale che il fotovoltaico, ragazzi, ha necessità di più spazio, perché appunto i pannelli solari sono grandi, perciò più spazio, più ingombro, ecco, ingombro. Eolico invece meno ingombro. Perché, ragazzi? Perché una pala eolica da 3 kW, ragazzi, può essere così, forse, ok? Questo la circonferenza delle pale e basta, lui gira, si muove seguendo il vento, però molto meno ingombro dei pannelli solari fotovoltaici. Per quanto riguarda poi la vera e propria produzione, chi produce di più? Ragazzi, anche qui non esistono degli standard, nel senso che se la tua zona è ben ventosa 365 giorni all'anno, con uno o anche due, perché con uno o massimo due generatori eolici, tu potrai avere energia sempre disponibile. Perché, ragazzi, sì, ne puoi montare anche più di uno. Conosco persone che hanno montato dei piccoli generatori eolici, ok? Piccoli, parliamo di 500 watt. Ma non uno, ragazzi, una cascata di generatori piccoli, tutti connessi col pacco batterie, perciò tutti vanno a ricaricare la batteria. Questo perché, ragazzi? Perché tutto va sempre in base alle offerte. Tante volte capita che dei fornitori, dei rivenditori vendano prodotti a prezzo super scontato. Questa persona nello specifico ha approfittato di questo sconto e ne ha presi più di uno, collegandoli tutti con lo stesso pacco batterie. Perciò l'utilizzo dell'eolico sia in notturna che in diurna, però serve il vento. Senza vento non ne devi, non ti produce. Impianto fotovoltaico, il vento se c'è o non c'è cambia poco, però ragazzi, serve il sole. Più luce, più sole, più alta sarà la loro produzione. Perciò qui serve il vento, qui serve il sole. Però, ragazzi, capisci bene che di notte questo non funziona. I pannelli solari di notte sono completamente inutili. Per questo io dico sempre che non c'è da scegliere o questo o questo. Per come la vedo io, servono entrambi. Perché di notte il fotovoltaico è inesistente. Se io monto uno o più generatori eolici, di notte solitamente capita che c'è vento, ragazzi. Al posto di produrre zero, perché questo produce zero, possiamo produrre quanto? 1 kW. Ok? Di notte, di giorno idem, di pomeriggio idem, in inverno idem, di estate idem. Ok? Perciò questo e questo si sposano alla perfezione, ragazzi. Non progettare un impianto fotovoltaico senza un eolico, perché
Anche se tu mi dici Fox, ma io mi monto le batterie, io voglio un gruppo di accumulo LiFePO4, ho litio ioni, perciò non me ne faccio nulla dell'eolico, di notte utilizzo l'energia che ho accumulata. Sì, ok, va bene. Numero uno, i gruppi di accumulo costano e non costano poco, ok? Perciò avrai sempre. A meno che non hai budget infiniti o budget non tanto bassi, un gruppo d'accumulo così così. Poi ovviamente in base anche alle le tue rifi, il tuo fabbisogno dell'appartamento, del garage, di dove vai a montare questo impianto. Ti voglio far capire questo. Ok, il gruppo d'accumulo sono d'accordo, ci vuole e lo monterei anche io. Però ragazzi, quando io mi monto il gruppo di accumulo è per 3 giorni. Ritorniamo all'esempio fatto su un video passato. Per 3 giorni questo prodotto zero ho ancora, vabbè, facciamo 20, ha prodotto il 20% dello standard. E tu hai il gruppo di batterie. Il livello di batteria va a scendere. Prima era qui e poi è arrivato qui. Dal momento in cui ti arriva qui, tu devi obbligatoriamente essere connesso all'ente fornitore energetico. Non puoi in nessun caso distaccarti dall'ente fornitore energetico. Ma c'è anche su questo punto un ma. Perché, ragazzi, esistono delle vie alterne. Tanti ragazzi che io conosco, qualcuno l'ha messo in pratica, ma tanti altri ce l'hanno come progetto e appunto ci stanno lavorando. Fotovoltaico, in parallelo non hanno l'eolico, però stanno optando all'uso dei gruppi elettrogeni, cioè si staccano dall'ente fornitore energetico, acquistano un gruppo elettrogeno da 3 kW. Un gruppo di quelli piccoli, accensione automatica. Dal momento in cui la batteria al gruppo d'accumulo c'è sempre, dal momento in cui la batteria scende, cosa succede? L'inverter non ha più energia da mandarti nell'appartamento. I pannelli non producono da 3 giorni. Accendiamo il gruppo elettrogeno. Così ragazzi possiamo essere indipendenti, tra parentesi, dall'energia di rete. È normale però che dobbiamo andare a mettere diesel, dobbiamo andare a mettere benzina, anche se è da dire che il consumo di carburante di un gruppo elettrogeno non è chissà quanto. Ecco, con 5 euro un paio di giorni puoi avere energia. Nonostante quello, con l'energia del gruppo elettrogeno puoi sempre andarti a ricaricare anche le batterie. Tutto sta in base a come vai a fare i vari cablaggi e connessioni. Perciò, dato di fatto, a mio avviso, non c'è migliore o peggiore, ma sono due tecnologie, ragazzi, parallele, che io farei camminare insieme. In più, se la mia idea è quella di abbandonare completamente l'ente fornitore energetico, ragazzi, siamo liberi di farlo. Cioè, nessuno ci obbliga ad avere il contratto col gestore energetico, eh? Cioè, noi ce l'abbiamo perché non abbiamo produzione propria di luci, di energia elettrica, idem anche di gas. Il gas è un'altra cosa ancora. Perché se noi abbiamo a disposizione tanta energia elettrica, abbandoniamo il gas e andiamo a montare tutto elettrico. Riscaldamenti elettrici, cucina, elettrica, tutto, piano induzione nello specifico, caldaia elettrica, tutto elettrico. Alla fine, ragazzi, mi produco tutto col fotovoltaico, con l'eolico. E ho anche il pacco batterie. Se mi manca energia, cioè se non c'è vento, non c'è sole, le mie batterie sono scariche, resto a piedi? No, esistono i gruppi elettrogeni.
prendi il gruppo elettrogeno, si autoavvia, fai una sorta di connessione con innesco automatico quando la soglia di tensione scende a zero, tipo un OPS, e lui immediatamente si allaccia. Allacciata all'impianto hai energia elettrica sempre disponibile, al costo di cosa? Qualche litro di benzina. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, spero che l'hai trovato di interesse. Niente ragazzi, per questo video è tutto, spero ti sia piaciuto, spero sia stato di tuo interesse, fammi sapere cosa ne pensi, commenta sotto, iscriviti al canale, mi raccomando, aiutami a crescere, aiutami a far crescere il canale. Condividi questo video, commentami, sono importanti ragazzi i commenti perché sbloccano l'algoritmo. Sono anche importanti i like, mi raccomando, iscriviti con la campanellina su tutte le notifiche, anche quella è tanto importante. E all'uscita dei miei video, ragazzi, andateli a vedere sempre e andateli a vedere tutti. Ciao ragazzi, e al prossimo video.